Ho il nome Almeno qualcuno Stefano, c'è. ciao Ciao, Stefano. grazie di essere fra di noi, perché No, ormai non c'è più nessuno, non c'è so. anche Ross, Ross, ciao. ciao. Allora, detto questo, abbiamo questa ragazza al quale io ho fatto il botulino qui. Non so se ve lo ricordate, abbiamo fatto il botulino proprio qua nella glabella. Ora, cosa succede? Che infatti si è alzata tutta bene anche la fronte, però guarda su un attimo. Ciao Tommy. Vedete cosa. Ciao Tommy! Tommy, Lo Tommy! so, Tommy, Tommy, c'è Tommy, Tommy, ciao. Tommy! Tommy, Tommy, ciao! Allora, quindi qui si sono C'è formati. Beto, ciao Beto. Ciao Beto! Allora, qui si sono formate delle Anche rughette. il suo collega, Amori, la sta seguendo. Abbiamo Sandra, Siamo messi ciao Ale. male, siamo messi male, Paolo! Siamo ancora qui a parlare di lavoro. Allora, niente, andiamo a fare il botulino, vedete perché alzando la palpebra, qui Sì. chiaramente la palpebra si è ben aperta, però la fronte che non avevo fatto ha reagito lasciando questi piccoli, diciamo, rughettine qua in Ciao superficie. Roberto. Per cui quello che si va a fare in questa occasione è di andare a far sì che questi piccoli segni si cancellino. Come? Con un po' di botulino. Prima, chiaramente, scusatemi, vado a disinfettare. Ho già pure la testa. È un botulino che verrà fatto solo nella parte alta perché vedete le righette sono soltanto qua, eh. Poi dopodiché, tac, andrò a mettere giusto un po' di botulino per far sì che questa donna bella abbia appunto. C'è anche Sonia, ciao Sonia, si è Ai, appena Sonia! connessa. Allora, nel frattempo Luciana chiede, ogni quanto c'è da ripetere il trattamento alla fronte con il Botox? Ogni 6 mesi, mai prima, quindi vuol dire che se io adesso ho trattato quello che, mamma mia, quanto sangue, ma forse perché fa un gran caldo. No, scusate, ma è vero, quando è caldo si sanguina di più, nel senso che si ha una vasodilatazione, per cui chiaramente quando fai una puntura è più facile sanguinare. Ora, il botulino va Ciao ripetuto Luisa. ogni 6 mesi, diciamo massimo possono essere 5. Ma non scendete al di sotto perché se viene ripetuto ogni 2 o 3 mesi poi non funziona più. Sandra scrive: che bella che è oggi. Anzi, no, Sonia, perdona, No, non Sandra. Sonia, Sonia scrive: basta! che bella che Molle! è oggi la donna. Ma me l'hai detto anche venerdì che ero un mostro! Ciao Loredana. Non sei più attendibile, Sonia! Anche Francesco la sta seguendo in diretta. Allora, ciao Sandra, so che sei venuta a trovarci. Ti avviso, vedi, la dottoressa è in studio, ma è unicamente in studio per una sua amica. No, no, io non ci sono qui per. Sono qui per finta, Esatto, guardate. sappiatelo. No, 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 no. Luisa scrive: è vero, la dottoressa è sempre bellissima. E Sonia dice che è bellissima la sua pettinatura. No, ma la mia pettinatura da letto. Grazie, ma non credo perché proprio mi sono alzata. Invece, scusate, avete visto che bella ragazza? No, Grazie per ma la quanto è bella sta ragazza? Gli occhi, il Molto. viso, il mento, è proprio una bella ragazza. Allora, Stefano chiede, Dot, il Botox si può Sì. fare come prevenzione a 25 anni? Allora, se avete un segno che è molto presente, qui l'ho ad esempio qui con una falciata in mezzo alle due sopracciglia, ecco che va fatto. Se avete ad esempio gli occhi che si vanno a corrugare tantissimo, anche quando non ridete si formano le rughette, allora ecco che va fatto. Viceversa, se non avete niente, la fronte è pulita, non avete segni, è troppo presto, è inutile farlo, Ciao ok? Giovanna, ciao Quindi Chicco. direi che bisogna farlo quando si comincia a vedere qualche segnetto, perché facendolo una volta ogni 6 mesi alla fine diventerà a posto perché il segno si va quasi a cancellare. Io consiglio di solito di fare il botulino prima dell'estate, proprio perché d'estate abbiamo maggior corrugamento, dato che col caldo si tende, con la luce più che altro si tendono a chiudere molto gli Ciao occhi. Ok? Paolo. Direi che ci siamo. Noi abbiamo finito. Era molto piccolo questo trattamento, del resto l'abbiamo già fatto. Qui, ridi. Lei, vedete, ha un mini mal di coso. Adesso già che ci sono, le prendo anche due rughette qui. Tac. Allora, Francesco scrive: Botox in estate, sì o no? Sì, proprio per la ragione che così rallenta i segni dell'invecchiamento. Assolutamente sì. Vedete che sto facendo un'azione di fare piccolissime Paolo scrive: punture. grande dottoressa Dvora, e Giovanna scrive se bisogna attuare qualche tipo di controindicazione.
dopo aver fatto il botox? Allora, una volta che viene fatto il botulino, raccomando sempre al paziente di non fare sauna, bagni turchi, fonti di calore, tutto ciò che è caldo. In realtà non dovrebbe più uscire da questo studio, ma diciamo che glielo permettiamo. No, nel senso che non deve fare tutto ciò che fa vasodilatare, compreso non puoi ubriacarti. E non puoi neanche fare sesso violento. Questa è una tragedia. Ubriacarmi qua. Ubriacarti poteva essere già più facile, dice. Sì, non l'ho mai visto ubriaca. Ciao a tutti, perché lei deve andare, perché volevo fare un saluto vestito di rosso, che mi piaceva tantissimo. Siete stati molto carini. Io credo che tanto ci vedremo comunque nei prossimi giorni. Mi inventerò qualche cosa di particolare per raccontare ancora un po' della medicina estetica e magari di altri metodi curativi. Quindi a presto.